Buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo la nostra attività di giornalismo. Cominciamo con una videochiamata ad un nostro caro amico. È Michele Lazzaretti, nuovo presidente del distretto del commercio Alta Val Seriana Clusone. Ciao Matteo, dimmi. Che cos'è il distretto del commercio? Allora, il distretto del commercio è un'associazione di diversi comuni. Nel nostro caso siamo 9 comuni. C'è dentro Clusone, Rovetta, c'è Onore, Songavazzo, Fino, Pontenossa, Parre, Piario e Gorno. E praticamente è un modo per mettersi d'accordo su come fare insieme commercio, come coordinare insieme le attività per aiutare i commercianti e facilitare un po' il turismo e l'economia in generale. Come coinvolti nel distretto del commercio? Allora, il commercio coinvolge tanti dei paesi, di questi tantissime persone. Concretamente, quando ci troviamo per le riunioni, siamo un rappresentante per comune, dovrebbe essere il sindaco o un suo rappresentante. Io, per esempio, rappresento il sindaco di Clusone. E poi ci sono dei rappresentanti delle associazioni dei commercianti, quindi Ascom e Confesercenti, e poi i rappresentanti di Promoserio. Quanti nel distretto del commercio? Allora, partecipano alle nostre proposte, nel senso noi prendiamo dei bandi che sono delle proposte di finanziamento della regione fatte apposta per i distretti del commercio e le trasformiamo in modo che i commercianti sul territorio possano parteciparvi. Ad esempio, in questi giorni finisce un bando che è sugli aggiornamenti legati al Covid, praticamente per quei commercianti che hanno dovuto fare dei lavori per sistemare i negozi per le normative sul Covid. E quindi sono arrivati dei soldi dalla regione e li abbiamo aiutati a prendere parte di questi soldi. In più poi dovrebbero darci una mano per proporre dei progetti anche in regione. Quali saranno le novità? Allora, adesso abbiamo in mente di creare un'applicazione per tutti i commercianti, così che i turisti o noi che viviamo in queste zone possono vedere direttamente su internet tutti i negozi, i contatti per poter fare gli ordini su internet, farsi portare a casa la merce e tutte queste cose qua. E in più vorremmo proporre a tutti i comuni del distretto di partecipare al family, ovvero diventare dei comuni amici della famiglia, così che noi si diventi poi un distretto commerciale amico delle famiglie, con tutto quello che ne deriva, quindi negozi vicini alle famiglie, attività vicine alle famiglie e tutto il resto. Grazie a voi. Grazie Michele. Vieni a trovarti quando puoi. Quando si potrà, assolutamente, Mario. Ciao a tutti. Ciao, ciao Michele. Ciao.